ancora con Fabio e vorrei anche, non so se è arrivato e c'è già dietro le quinte, posso? Si può? Esattamente, posso chiamarlo allora? Benissimo, allora probabilmente scrive, se è già arrivato, probabilmente era dietro le quinte e mi permetterei di chiamarlo se fosse già pronto forse per entrare. L'allenatore campione del mondo ancora in carica, Marcello Lippi! Buonasera. Prima di tutto benvenuto. Grazie. Io sono veramente molto emozionata. No, perché? Davvero, sono molto emozionata. Ci sono dei saluti da parte un po' di tutto il pubblico, insomma, dove perché sono? Che dire? Avere il mister qua accanto fa un certo effetto, insomma. È arrivato il mister, adesso cambiamo un po' atteggiamento, io sono venuto un po' con più la cravatta, sera, anche che fate? È venuto con niente. Bisogna essere un po' più seri. Un po' più seri, no, ma siete stati seri tutta la serata, io l'ho vista tutta. Anche il toro con le corna? Il toro con le corna, dai, no. È stata una bella dimostrazione di forza. Hai vinto sì. Te? No, e te e Boriel avete visto? Diciamo, mi sono vinto io. Anche questo hai visto? Anche questo, vabbè. Hai proprio preso il via, sì. Vince. Noi naturalmente dovremmo in qualche maniera parlare, vogliamo parlare, insomma, degli ultimi mondiali, perché ce l'abbiamo ancora nel cuore e spesso abbiamo visto e rivisto e rivisto mille volte i rigori che ci hanno portato a vincere. A chi lo dice? Io li vedo tutti i giorni. Vero? Anche nella testa continuo a rivederli. Ogni volta che calcio a tre seghe dice dove adesso lo tira. Esattamente. Faccio una domanda alla tua Medusa. Sento, che da oggi che lo chiama Claudio. No, ho capito, scusa. È talmente esperta di calcio che da oggi continua a dire Claudio Lippi. Stiamo cercando di farla. Ma non è vero. È un disastro. Ma non è l'unica, me lo dicono in tanti. È un disastro. Ha detto Claudio Lippi? No. Ma non è vero. No, ha detto Marcello. Povera, no, Marcello. L'invidia fa male. Vabbè, sono qui e voi siete là. È vero. Mister non lo sa, ma noi abbiamo un altro dei nostri documenti scottanti. Sappiamo cosa fa Fabio Cannavaro nel suo tempo libero. A Madrid, sì. È un incubo non solo suo. Vogliamo vedere il documento in esclusiva. Sky Sport 1. Adesso siamo tutti un po' più tranquilli? Fabio, ammettiamo la sconfitta, quindi l'allenamento è servito. Però mister, noi dobbiamo vederlo all'opera questo ragazzo, certo. Qui.
Ed è per questo, esatto, che abbiamo una porta da calcio, ma mica la portiamo così, la porta che si porta, la porta si porta. Non la portiamo in maniera mesta, ah no, la portiamo dopo, la portiamo dopo. Facciamo dopo, dai. Vabbè, la lasciamo lì, la lasciamo lì, ci frega. Ci possiamo stare dei panni, no, non è che... altre domande da parte dei ti alleni te per calciare i rigori oppure una cosa che lasci a al tempo libero? No, lascio al tempo libero perché sai, ogni tanto di pomeriggio quando i bambini stanno a scuola non ho niente da fare, vado in un campetto e mi alleno. Ma neanche da ragazzino hai tirato un rigore? No, l'ho tirato una volta, però dopo non ci ho provato più perché ho sbagliato. Guarda, su www.fabiocannavaroshow.com è arrivata questa domanda: quanti palloni hai bucato calciando dei rigori in allenamento? Questa è una domanda che ci arriva adesso. Ma bucati pochi, calciati fuori dal campo tanti. Persi? Persi tanti. La trentina. Senti, domanda... Ve la dico io una cosa. Quando io allenavo il Napoli, che facevamo le partitelle nella gabbia che c'è a Soccavo e che confina con i quartieri di cioè, tutti questi ragazzini, e lui ogni volta, ma lo buttava apposta perché gli buttava i palloni di là perché questi perché ragazzini il cuore d'oro aveva mio cugino fuori, cioè. Aveva tutti i parenti, altro che il cuore d'oro, il cugino che li rivendeva. Domanda sia per Mister Lippi che per Fabio Cannavaro: secondo voi chi è il miglior rigorista di sempre? Il miglior rigorista di sempre è Maradona. Maradona. Maradona, un applauso. Vabbè, Maradona. A questo punto, chi è invece stato il portiere più bravo a parare i rigori? Il portiere più bravo a parare i rigori? Il portiere più bravo a parare i rigori... So, Buffon no, perché non ha parato uno. Non... Dai, Peruzzi è molto bravo a parare i rigori. Peruzzi? Fabio, dicevi? No, Gigi, che Gigi per anni, sì, secondo me ne ha parati tanti. Però al mondiale diceva Fabio non sono riuscito a beccarne uno. No, infatti io non ha azzeccato proprio la direzione. Quando lui mi disse se c'è bisogno lo tiro anch'io, gli dissi no, tu pensa a pararne perlomeno un paio. Ecco, secondo lei mister, sempre domanda che arriva tramite il web: quando si va ai rigori, meglio tirare per primi o per ultimi? Secondo me per primi. Subito. E secondo me è meglio che i più bravi tirino subito per acquisire il vantaggio nel caso. Tranne Cristiano Ronaldo. Perché succede molto spesso che i più bravi rimangono per quinti e non devono neanche tirare il rigore. Perché molto spesso succede che finisce oppure sesti. Ci fanno un'ultimissima domanda, ma mi sembra più una battuta. Noi ve la giriamo. Fabio, quando Pirlo tira un rigore, è in trance agonistica o sta semplicemente dormendo? Non mi sembra carino, insomma, nei confronti di Pirlo. No. Andrea ha dimostrato comunque grande freddezza quando... soprattutto al mondiale, ma la cosa divertente di Andrea è che si è visto anche l'immagine che ero così, lui era dietro di me, era così, diceva, era. E mi diceva, Fabio, io ho già avuto una brutta esperienza con l'Ilbina, quindi questa la dobbiamo vincere. E all'ultimo rigore mi disse: ma se Fabio Grosso fa gol abbiamo vinto il mondiale. E io mi girai e dissi sì. Ha perso il conto, sì, non li contava più. Invece, è arrivato il momento della porta. Sì, ma io ero tranquillissimo perché ho visto negli occhi dei miei compagni la voglia proprio di andare a calciare questi rigori. Io ho vissuto Francia 98 e Francia 98 la gente scappava perché nessuno voleva calciare questi calci di rigore. Invece lì c'era la consapevolezza, la forza, la voglia di comunque andare lì perché eravamo stati più forti, perché era giusto che vincessimo noi. Ottimo.